Corrado Mariotti, presidente della Banca Popolare di Ancona. Parliamo di questo evento dedicato a Giorgio Foà. Partiamo innanzitutto da un ricordo personale. Ma Giorgio Foà sicuramente è stato tra i fondatori e i costruttori dell'Università d'Ancona, prima tramite la Facoltà di Economia e Commercio, come si chiamava allora, poi con altri che hanno aumentato il numero delle facoltà, creando l'Università di Ancona prima e l'Università Politecnica delle Marche dopo. È stato mio professore di economia, mi sono iscritto all'università nel 1962. Quindi 3 anni dopo la costituzione di quella facoltà, ed è stato soprattutto un attrattore di tanti altri docenti che da varie altre università sono venuti ad Ancona. Allora facevano magari un paio di giorni alla settimana o ogni 15 giorni di lezione, ma la scuola economica da Roma, la scuola aziendalistica dalla Bocconi, la scuola giuridica dall'Università di Bologna e così via. Per cui ha creato fin da allora, grazie al suo nome, alla sua possibilità di richiamare colleghi di alto livello, ha creato una scuola di notevole interesse. Quindi io lo ricordo sotto tanti punti di vista con particolare affetto e simpatia. Che cosa resta oggi dell'eredità di Giorgio Foà? Ma restano molte cose, credo, perché è stato un precursore come economista. Quando ha fatto questa scelta di tornare a casa, dopo aver girato non solo il mondo, ma insomma aver avuto molte esperienze qualificanti dall'ENI all'Olivetti e così all'ONU. A quel punto ha deciso di creare un qualcosa a casa sua, e questo qualcosa è stata appunto questa facoltà, e di studiare in particolare quella economia delle piccole e medie imprese, che poi erano più piccole che medie, di cui le Marche in quegli anni cominciavano ad essere una delle espressioni migliori in campo nazionale. E molte, direi la stragrande parte delle sue opere da quegli anni in poi si sono appunto rivolti alla piccola economia, cioè il metal mezzadro è una definizione inventata da lui, e colui che lavorava in fabbrica di giorno o d'inverno e poi nelle stagioni della semina o del raccolto tornava con un assenteismo programmato, diciamo, tornava a fare il proprio lavoro di agricoltore. Ecco, questa è stata la ricchezza delle Marche, ed è stata nello stesso tempo la felice intuizione di Giorgio Foà, che appunto ha trasmesso questo modello economico, l'ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Un pensiero che resta attuale, tanto che la Banca Popolare di Ancona ha voluto sostenere un evento come la mostra. Sicuramente, perché il professor Giorgio Foà è uno degli uomini del Novecento, perlomeno in campo economico, che è conosciuto in tutto il mondo. È una rappresentanza estremamente importante della nostra regione, del nostro modo di essere, e lo rimpiangiamo in questi momenti di crisi, perché chissà che cosa ci avrebbe potuto dire, non come soluzione, perché credo che nessun economista possa avere in mano le soluzioni delle crisi, ma come la radice, da dove può provenire questa crisi, perlomeno per quanto riguarda questa regione che la sta vivendo e soffrendo in modo particolarmente intenso.